Ragazzi, oggi è il giorno in cui per la prima volta ci faremo il bagno in Inghilterra. Sembra una spiaggia italiana quasi, incredibile. L'estate inglese è una questione di fortuna e i giorni di sole si contano sulle dita di una mano. E se uno di questi giorni capita nel weekend, ti ritrovi con altri 10.000 inglesi su un treno direzione mare. Sempre a cuore oggi. Mamma mia. Andiamo. Quando 2 anni fa siamo andati a Whitstable, una città di mare a sud di Londra, la mia poca fiducia nel clima inglese non mi ha fatto portare il costume. Oggi siamo a Rye, splende il sole e io il costume me lo sono portato. Siamo all'unico supermercato di questo paesino che si chiama Camber. Stiamo cercando di farci un panino all'italiana con gli ingredienti inglesi. Pranzetto preso per £14.04 e adesso, dopo 5 km e forse un'ora e mezzo di camminata sotto il sole, siamo quasi arrivati. Siamo ancora sotto il sole. E siamo ancora sotto il sole. Ci manca solo un ultimo ostacolo. Dai. Chissà cosa ci aspetta alla fine di questa salita, magari non c'è un'altra salita. Oddio no. Praticamente noi stavamo lì giù e abbiamo camminato per un'ora da Rye, che sta lì dietro. Carlottina ha raggiunto la cima. Eccolo, abbiamo finito i 10.000 inglesi che erano sul treno con noi. Allora, questa è la prima volta che veniamo al mare per farci il bagno qui in UK e quindi sarà molto curioso vedere come le persone qui, gli inglesi, si comportano quando sono al mare. Prima cosa stranissima è che praticamente la spiaggia è enorme e stanno tutti dietro, nascosti dal sole e dall'aria. Impacchettando in fretta e furia perché l'acqua è arrivata a 20 cm dal nostro asciugamano. Questo è perché prima ho detto chissà perché si sono messi tutti lontani qui. Non è male, dai, sembra friggente. È ora di fare che fa. Beh, io corro. Sono diventato veramente inglese perché dopo un'ora e mezzo al mare mi sono dovuto mettere questa camicia di Carlotta perché mi stavo completamente bruciando nonostante avessi messo la crema 50. Ormai ho perso tutto il mio DNA italiano che avevo. Questa bellissima giornata di mare sta giungendo al termine. Che cosa abbiamo imparato oggi? Che praticamente le spiagge non sono attrezzate, ti devi attrezzare da solo. Infatti qui la gente viene con le tende, i tavolini da campeggio, i barbecue. Poi bisogna fare delle dune incredibili per arrivarci. Ma la cosa importante è che non mi pento assolutamente di essermi portato costume, anzi sono veramente soddisfatto di averlo fatto e di essermi fatto il bagno nel mare inglese. Se volete scoprire un altro po' dell'Inghilterra, vi lascio un po' di vlog qui.